Oggi vediamo come panare e cucinare correttamente una cotoletta, ma non possiamo dirla alla milanese perché sennò i milanesi mi uccidono. Cominciamo a vedere come non deve essere una cotoletta impanata, come questa, troppo cotta, questa, troppo caldo l'olio o il burro e si è bruciata sui bordi, oppure questa, troppo secca. La panatura per una cotoletta deve essere sottile, deve restare attaccata bene alla carne, deve essere fragrante, non deve essere secca o bruciata. Ma cominciamo a vedere gli ingredienti. Il pane deve essere grattugiato e deve essere abbondante, non fate quei piattini streminziti con dentro poco pane che poi dopo non basta, vi si appiccica dappertutto. Il pane deve essere molto molto abbondante. Il taglio della carne, vabbè, la cotoletta, in questo caso uso quella di maiale. Guardate la fascetta, la taglio, così la carne quando cucinerà non si arriccerà, perché se non si taglia la fascetta, quando si cuoce quella si accorcia e si arriccia la carne. La carne deve essere battuta anche vicino all'osso, ma non pretendete di batterla tutta in un colpo, fate un pezzettino alla volta, si batte e si va verso l'esterno e poi alla fine si batte vicino all'osso. Nella ricetta della vera cotoletta alla milanese si utilizza la cotoletta di vitello, la parte con il manico, e lo spessore deve essere un po' più alto di questa, che è mezzo centimetro, ma deve essere anche quasi di un centimetro, ma noi siccome usiamo il maiale, perché io non mangio vitello, la faccio un pochino più bassa. Diciamo che comunque anche se si tratta di pollo di tacchino, 5 mm circa di spessore va benissimo. Sbattiamo un uovo in un contenitore comodo, bello abbondante, non fate una ciotolina piccola. Ci mettiamo mezzo cucchiaio di farina e mischiamo bene, facciamo tipo una pastella. Perché la farina? La farina serve per addensare un po' l'uovo in maniera che ne resti attaccato alla carne il più possibile. C'è anche chi fa la doppia panatura, però dopo vi dovete preparare ad avere una carne con un pane molto spesso, e spesso il sapore della panatura sovrasta il sapore della carne. Quindi io vi consiglio di utilizzare questo sistema. Si può fare anche prima farina, solo farina, poi solo uovo e poi solo pan grattato, ma così verrà molto meglio. Vedete come resta spesso, come resta densa la quantità di uovo attaccata alla carne. Passatelo bene dappertutto e anche sull'osso. Con questo sistema resterà molto pane attaccato alla cotoletta, all'uovo, e quindi non ci sarà bisogno di fare la doppia panatura che, come dicevo prima, crea spesso dei crostoni davvero grossi. Pane molto abbondante, vedete perché? Perché così io ci piazzo sopra la mia cotoletta e pane abbondantissimo sopra, così la carne, l'uovo assorbirà subito il pane. Bisogna schiacciarlo bene con le mani, con un pochino di forza. Se non c'è tanto pane, vi andate ad appiccicare al piatto sotto, al vassoio o alla pentola, quello che avete usato. Quindi il pane deve essere assolutamente abbondante, tanto non è che dopo lo buttiamo, si setaccia e si rimette nel vasetto. Una volta che la carne è stata lì un minuto, che ha assorbito bene il pane, sul tavolo, su un tagliere, dove volete, dove preferite, mettete un po' di pane. Bisogna fare una piccola e veloce lavorazione alla carne. Con il batticarne, oppure con un coltello pesante o con un bicchiere con il fondo largo, battete con delicatezza il pane grattugiato in maniera che diventi tutto bello liscio, e poi con il coltello fate questo lavoro qui per tirare via i bordi magari un po' frastellati, un po' scassati. Ecco, avete visto che c'era un pezzettino di carne che veniva fuori, l'ho piegato sotto e adesso guardate cosa faccio, si era fatta una piccola crepa, ci metto sopra un po' di pane, abbiamo fatto una cucitura, ecco, così la cotoletta resterà più rotonda. Ovviamente è facoltativo questa cosa, però i pezzettini più piccoli possono diventare secchi quando cuociono. Poi si fa questo lavoro con la parte dietro del coltello, non con la lama. Questo lavoro è una questione estetica, ma anche serve perché se per caso vi si forma una bolla durante la cottura, quando incontra la riga la bolla si interrompe. Un'altra cosa importante, quando si impana in generale, anche per le verdure per esempio, una mano va per il pane e l'altra mano deve restare pulita, in maniera che abbiamo sempre una mano pulita se dobbiamo usare altri strumenti. Anche in questo caso per la cotoletta faccio lo stesso lavoro della rigatura leggera con il fondo del coltello. Ecco, la panatura è sottile ma è ben ricca di pane. Per friggere, ecco, la ricetta vera della cotoletta alla milanese dice di usare
Il burro chiarificato, ma io uso l'olio di semi, preferisco perché non mi piace usare il burro, però se volete usare il burro chiarificato è perfetto, soprattutto se fate la ricetta ortodossa. Pucciate un angolino della cotoletta nell'olio per capire quando è caldo. Non deve essere caldissimo, deve friggere, sì, rosolare, sì, ma lentamente. Guardate il movimento che faccio. Mentre friggo, bisogna fare questo movimento. Ricordatevi di mettere in giù la parte con le righe, che sarà la parte più bella, perché la seconda parte della cotoletta, quando si frigge, tende a essere più bruttina. Quindi noi la parte che serviamo, quella con le righe verso l'alto, va messa prima sotto. Quando vedete che la cotoletta incomincia a dare segni di umidità di risalita, tipo il sangue o il siero della carne che sale, giratela subito, altrimenti non vi friggerà bene dal lato opposto. E piegatela in un angolo per far rosolare bene anche l'osso. Ricordatevi sempre di muoverla spesso e di non esagerare con l'olio, non ce ne vuole tantissimo di olio. Ecco, quando è rosolata anche sotto, la nostra cotoletta sarà cotta. Come vi dicevo, questa è una ricetta ignorante, casalinga, perché la vera cotoletta, la milanese, prevede, come dicevo, la cotoletta di vitello tagliata un po' più alta con il manico, una cottura vagamente al sangue e la cottura nel burro chiarificato. Quindi, ecco, lo devo dire perché sennò poi i milanesi veramente si arrabbiano. Appoggiatela sulla carta assorbente e preparate del limone. Se volete, il contorno ideale per la cotoletta sono le patate tagliate a fette e saltate in padella, ma ci potete mettere vicino quello che preferite. Spero di avervi dato qualche input particolare per migliorare le vostre cotolette fatte in casa. Un caro saluto da Gabriele, ciao a tutti.